Rabiot deve imparare a finalizzare di più, perché uno con le sue caratteristiche non può non fare 3 gol in un campionato, ne deve fare 10, 12, di essere più lucido, perché con le sue potenzialità, con la forza che ha, con la tecnica che ha, con la corsa che ha, non può non fare dei gol Rabiot. Ragazzi, ormai chi segue questo canale con interesse lo avrà capito. Sono malato di numeri, di statistiche. Mi piace andare ad analizzare il problema e mi piace creare dei contenuti che possano aiutarvi anche a comprendere al meglio tutte le difficoltà che può avere la Juventus nel percorso di crescita, imparando dal passato. Perché quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo visto, rimane lì, e quello che invece potremmo andare a vivere dipende anche da quanto è già accaduto. Oggi ho deciso di andare dentro il problema. Perché dico il problema? Perché tutti, come dicevo qualche video fa, abbiamo una soluzione, abbiamo una risposta a questo momento negativo della Juve. Io credo che ci sia un problema su tutti, cioè il tasso tecnico che si è abbassato notevolmente all'interno di uno specifico reparto della Juventus, il centrocampo. E lo so che questa cosa è già stata detta tante e tante volte, ma oggi proveremo ad andare ancora più dentro al problema e cercheremo di capire se effettivamente è così a livello numerico, contestualizzando quanto ci dice la matematica e la statistica, ma vedendo effettivamente che cosa è cambiato negli anni. Passare da uno dei centrocampi più forti d'Europa, forse uno dei più forti della storia bianconera, fino a quello che abbiamo oggi. Mettetevi comodi, perché questo è un viaggio che potrà anche risultare poco interessante, noioso, per chi non è amante dei numeri. E quindi vi chiedo scusa, e probabilmente questo video non farà per voi. Se invece volete andare più nel dettaglio, ok, mettetevi comodi, perché sono qui per raccontarvi il declino del centrocampo della Juventus. Prima però vi consiglio di scaricare OneFootball, perché stasera si gioca una partita salvezza, come ha detto Allegri, che è Spezia-Juventus. Ragazzi, dobbiamo monitorare le probabili formazioni, tutti i movimenti, tutte le novità e cercare di capire se riusciremo a vincere questa partita. Ci saranno anche gli highlights dalla mezzanotte, quindi scaricate OneFootball, è completamente gratis. Prima di partire con la valanga di slide che ho creato, metto subito le mani avanti. E cioè, io non so quanto sia corretto questo metodo a livello puramente matematico, io non sono un match analyst, quindi cerco di creare le informazioni sulla base di mie conoscenze personali, ricordi di studi, di scuola, di università, di quello che ho imparato nel mio percorso, ma non sono pronto a metterci la mano sul fuoco proprio perché non lo faccio di mestiere, e quindi sono andato a seguire un ragionamento logico che personalmente ritengo corretto. Poi sarete anche voi, magari tra di voi c'è qualcuno che queste cose le studia più nel dettaglio e mi riuscirà a dare una panoramica più dettagliata. Io vorrei iniziare subito con 3 slide che vanno a ripercorrere determinate annate. La prima l'ho intitolata Da Conte a Berlino. Qua, ragazzi, ho inserito 4 stagioni, che sono le 4 stagioni in cui Marchisio, Vidal, Pirlo e Pogba hanno giocato insieme, tranne la prima di Conte, dove ovviamente non c'era il polpo Paul perché era ancora Manchester. E ho cercato di selezionare tutte le partite, tutti i gol e tutti gli assist che hanno fatto stagione per stagione questi giocatori. Vi spiegherò successivamente perché quella colonna è tutta verde tranne Sturaro, ma ci arriveremo. Piccolo spoiler, prendo in considerazione i giocatori che hanno disputato almeno 25 partite in una stagione, che pressappoco è la metà di quelle che è possibile giocare nell'arco di un anno. Che cos'è l'apporto? L'apporto è la somma dei rapporti gol su partite, e gol su partite è generato dalla somma dei gol più gli assist. Ad esempio, Marchisio, stagione 2011-2012, 10 gol e 4 assist, quindi 14 gol procurati da Marchisio su 39 partite. Significa che ogni 0.36 partite Marchisio generava un gol con una giocata, che fosse gol o assist. Sommato allo 0,31 di Vidal e allo 0,41 di Pirlo, abbiamo un apporto di 1,09. Cioè, ogni partita, il centrocampo, il reparto di centrocampo della Juventus nella stagione 2011-2012 ha segnato o fatto segnare
1,09 gol. Come potete vedere, in questi 4 anni abbiamo delle statistiche veramente molto elevate, il che significa che praticamente ogni partita, o addirittura di più, la Juventus iniziava 1-1.50 fino a 1.59 soltanto grazie ai suoi centrocampisti. Guardate solo Pereira, ad esempio, un giocatore che nel primo anno di Allegri, quello di Berlino, ha disputato 52 partite segnando 6 gol e fornendo 4 assist. Un giocatore che si è inserito alla perfezione insieme agli altri 4, e Sturaro va a completare un reparto di tutto rispetto che aveva veramente dei top player, dei giocatori in grado di fare la differenza con una giocata, con un gol, con un assist. I centrocampisti della Juve in questi 4 anni erano la spina dorsale della squadra e creavano occasioni su occasioni, da fermo o in movimento. Questa è la golden age, probabilmente, della Juventus, come dicevamo prima, uno dei centrocampi più forti della storia. Dopo Berlino cosa succede? Che Pirlo e Vidal lasciano la Juve e siamo chiamati a ricostruire il reparto. Cardiff, prima e dopo. Pjanic e Khedira sono i due centrocampisti principali che vanno a formare il reparto assieme a Marchisio e Pogba, che sono rimasti il primo anno e che poi trascinano la squadra verso i giorni nostri. Ragazzi, anche qua io direi che comunque male male non si andava. Guardate Pogba, l'ultima stagione alla Juve, 10 gol, 13 assist. Ma guardate Pjanic, che da quando arriva alla Juve, 8 gol, 14 assist, 7 gol, 11 assist. Lo stesso Khedira, ragazzi, lo stesso Khedira, nell'anno 2017-2018, 9 gol, 6 assist. Poi è ovvio che 16-17-17-18 abbiamo iniziato ad abbassare, Allegri ha abbassato il numero di centrocampisti. Magari nel 2015-2016 si poteva ancora giocare con tre centrocampisti, Marchisio, Pogba e Khedira. Questo era il centrocampo titolare. Quando Marchisio ha iniziato per problemi fisici a non essere più un calciatore, Marchisio esce dall'equazione, si passa un centrocampo a due, Khedira e Pjanic sono i titolari. Quando non giocano ne entra un altro, ma loro sono i principali. Un'altra cosa che possiamo vedere già da questa tabella è che nei primi 4 anni avevamo tantissima qualità in pochi nomi. Successivamente sono aumentati i nomi e sono stati sempre meno qualitativi. Quindi all'inizio avevi 3-4 centrocampisti veramente top, sei arrivato ad averne 5-6-7, di cui un paio ok, un altro paio potevano essere delle ottime riserve, gli altri scandalosi, ma l'apporto rimane alto, 1,22, 1,05 e 0,97. Ma come potete vedere, più passano gli anni e più si va in calare rispetto a quella golden age che ci aveva veramente fatto innamorare. Cosa significa? Che in chiave calciomercato si sta iniziando a lavorare non bene, ma non è facile sostituire Pirlo, Pogba, Vidal e un Marchisio che non rende più come una volta. Pjanic e Khedira hanno fatto il loro, ma non è sufficiente, nemmeno l'apporto di Matuidi è sufficiente, perché anche qua va contestualizzato il tutto. Matuidi è un giocatore puramente difensivo e finché è il terzo o il quarto nel reparto non c'è nessun problema, a patto che comunque ci siano dei giocatori importanti come sono stati Pjanic e Khedira in grado di sostenere il centrocampo. Non è una casualità che in queste due slide sono presenti le due finali di Champions e comunque fino a questa stagione 2017-2018 in Coppa dei Campioni si andava bene perché il centrocampo riusciva a sostenere tutta la squadra. Ragazzi, adesso arriviamo alla nota dolente, da Cristiano Ronaldo al declino dei giorni nostri. Ragazzi, l'ultima stagione di Allegri, la prima stagione di Sarri, la prima stagione di Pirlo, uniche per Sarri e Pirlo. Guardate un po' cosa succede. Ribadisco, in arancio è sottolineato il peggior centrocampista della stagione, che ha disputato almeno 25 partite. In verde è il miglior centrocampista della stagione, che ha disputato almeno 25 partite. Migliore intendo come rapporto gol su partite. Ma guardate l'apporto, ragazzi, l'apporto crolla terribilmente, non siamo nemmeno più vicini all'uno, una volta eravamo superiori all'uno, adesso siamo lontani e anno dopo anno cala sempre di più. Ragazzi, questi numeri sono clamorosi, ma vedremo un grafico più avanti. Se prima si era passati da avere pochi centrocampisti ma forti, o comunque un reparto lungo in cui erano presenti delle eccellenze a centrocampo più qualche riserva per completare il reparto, ora il nostro reparto è composto principalmente da giocatori che una volta erano seconde linee. Per intenderci, quel Pereira
nella finale di Berlino 2015, di quell'annata lì, ad oggi sarebbe uno dei migliori centrocampisti della rosa per rendimento. All'epoca era il quinto centrocampista. Oggi per rendimento sarebbe il primo. Capite quanto si è abbassato il tasso tecnico? Per non nominare Marchisio, Pirlo, Pogba e Vidal. Sto parlando di un onestissimo Roberto Pereira, giocatore dell'Udinese in questo momento, trentenne. E quindi qua ho racchiuso tutti i singoli centrocampisti. Ribadisco ancora una volta, vanno contestualizzati. Sono racchiusi bene o male per ere, per epoche. Come potete vedere però, guardando anche il numero di partite e guardando il rapporto gol su partite, abbiamo veramente un dato chiaro di quali erano i centrocampisti forti e di dove erano collocati su un'ipotetica linea del tempo. Guardate i numeri della prima tabella, guardate i numeri dell'ultima. La tabella in mezzo è una transizione che ogni tanto va bene e ogni tanto va male. Dalla prima all'ultima c'è in mezzo l'oceano. Ma chi sono stati i migliori centrocampisti e chi sono stati i peggiori e quelli che invece ti puoi far andare bene? I top, ragazzi, lo dicono i numeri, ma i numeri lo dicono in base al campo. Vidal, Pogba, Pjanic, Pirlo, che dire, Marchisio. E ribadisco ancora una volta, questi sei sono i giocatori che ci hanno portato a disputare due finali di Champions in tre anni. Non è mica un caso. Nei decenti, McKennie, Ramsey e Pereira. Va contestualizzato anche questo dato però, perché nei decenti abbiamo dei giocatori che non sono mai andati oltre le 70 partite. E ribadisco, Pereira è stato un onestissimo calciatore, ma era il quinto. Ad oggi Ramsey e McKennie dovrebbero essere titolari. Con il problema che uno, McKennie, ha fatto bene una buona prima parte di stagione per poi terminare incalando. L'altro, Ramsey, non è mai disponibile. Guardate invece quelli nei no. Quelli nei no è clamoroso. È clamoroso perché i vari Bentancur e Rabiot, che oggi sono i nostri titolari, sono ai livelli di Sturaro, di Limina, di Hernanes e di Rincon. Incredibile Arthur, che è il peggior centrocampista nei 10 anni a livello numerico, ma anche qua il dato va contestualizzato, e Arthur ha avuto veramente poche partite a livello di campione. Io credo che sia veramente molto grave quello che abbiamo visto fino adesso, e voglio farvi venire la pelle d'oca con un grafico finale. Apporto gol del centrocampo stagione per stagione. Guardate qua. Guardate qua. Partiamo da un 2011-2012 che va anche abbastanza bene. Arriviamo al culmine delle stagioni 12-13, 13-14, 14-15. Poi si inizia a calare, ma il 15-16 e il 16-17, quasi anche il 17-18 ancora ci provano, ci credono, rimangono aggrappati all'1, che è un po' la media giusta, perlomeno per avere un centrocampo di livello, per avere degli interpreti, dei singoli di livello. Poi crolliamo totalmente dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in poi. Perché ci sono Sarri e Allegri? Perché le ultime conduzioni tecniche, quindi l'ultimo anno di Allegri, il primo anno di Sarri, il primo anno di Pirlo, nuovamente il primo anno dell'Allegri bis, sono caratterizzate da un centrocampo tremendo a livello numerico. E non ve lo dico io, ve lo dicono le partite, lo dice il campo, lo dicono i gol, le occasioni create. Come vi dicevo prima, se Matuidi è il terzo o quarto componente di un centrocampo, non c'è nessun problema, perché significa che i due o tre prima di Matuidi sono migliori, sono giocatori più di livello. Da Matuidi non pretendo gol, assist, a raffica. Li pretendo da Chiedira, da Pjanic, da Pirlo, da Marchisio, da Pogba e da Vidal. Nel centrocampo di oggi, da chi possiamo pretendere gol? Da Ramsey, che non sta in piedi nemmeno se messo insieme con la colla? Da un McKennie che ha giocato bene i primi mesi per poi perdersi subito dopo il riscatto? Da un Arthur che è abilissimo in fase di possesso e gestione del pallone, ma poco nella fase di verticalizzazione, di costruzione di un'azione da gol, o comunque di segnare effettivamente una rete? Da chi? Da Bentancur? Da Rabiot? Che oggi sono i nostri titolari? Che lo sono stati anche ieri? Che hanno giocato tanti anni anche con Sarri, tante partite anche con Sarri, dove Bentancur ha fatto l'unica stagione davvero buona nella sua storia juventina. Come l'anno scorso l'ha fatta Rabiot. Ma se andiamo a vedere i numeri, sono imbarazzanti, perché quella singola stagione in cui sia Bentancur che Rabiot sono stati i migliori dell'anno, sono stati numeri davvero mediocri per quelli che devono essere gli standard dei centrocampisti di una squadra di livello. E infatti la Juventus sta vivendo una fase di declino senza precedenti.
Che cosa voglio dirvi con tutto ciò? Tante cose. Intanto sì, gli allenatori potranno avere delle colpe, ma non solo. Pirlo in questi 10 anni ha avuto a mani basse il peggior centrocampo, che ha anche Allegri quest'anno con un Locatelli in più. Ma quando quest'estate vi dicevo che Locatelli da solo non era sufficiente, era proprio questo il motivo. Locatelli si dà una mano perché è un buon centrocampista, ma in quei centrocampo del passato, strutturati in un certo modo, che ti facevano vincere partite, ti creavano occasioni da gol e ti facevano gol o ti facevano l'assist, Locatelli dove lo andiamo a piazzare? Ripeto, sono innamorato di Loca, mi piace tantissimo come si è inserito nella Juventus, ma Locatelli, ragazzi, è un giocatore uno e uno solo, onesto, non è il top player. E se accanto a lui ci sono giocatori con dei numeri così imbarazzanti, capite bene che il reparto di centrocampo della Juve non esiste ed è destinato a mantenere degli standard simili a quelli dell'anno scorso. Ed è qui che deve intervenire l'allenatore. Perché un allenatore, secondo me, quando è bravo, deve fregarsene della rosa che ha e cercare di fare il meglio possibile con i giocatori a disposizione. I centrocampo che abbiamo costruito negli anni sono stati forti, fortissimi, ok, e tremendi. In questo momento siamo nella fase dei tremendi. Io non riesco veramente a capacitarmi di come la Juventus si stia facendo andare bene da anni l'idea di avere giocatori come Bentancur, Rabiot, Ramsey, Matuidi, titolari, ma titolari che devono giocare loro. Perché se non giocano loro, ce ne sono degli altri che forse sono addirittura peggio. Io non riesco veramente a capire come sia possibile questa cosa. E non riesco veramente a capire come sia possibile pensare di giocare con 3 centrocampisti quando è palese che all'interno della rosa non ci siano dei giocatori in grado di costruire delle azioni pericolose. Poi è inutile arrabbiarsi se Bentancur non mi fa il filtrante per Rabiot preciso nello spazio. Non lo sa fare. Non è quel tipo di giocatore. Quello lì è un giocatore che può essere il quarto, il quinto nella rosa dei centrocampisti della Juventus, certo. Se questi sono titolari, Allegri ce l'ha sempre detto, nel calcio ci sono delle categorie, e allora poi vai giù nelle posizioni in classifica, ti abbassi. E Cristiano Ronaldo negli anni aveva aiutato a nascondere questo problema. Ora che non ci sono nemmeno più gol di Cristiano Ronaldo, questa cosa è ancora più evidente, perché non c'è costruzione. Non c'è supporto, non ci sono centrocampisti di qualità in grado di sostenere la fase offensiva. E allora sei per forza di cose destinato, obbligato a giocare con dei centrocampisti che devono recuperare palla, andare sugli esterni e fare il segno della croce. Guardate che mi incazzo se l'anno prossimo non andiamo sul mercato a comprare dei centrocampisti forti. E adesso lascio la parola a qualche mio collega che ha qualcosa da dire sul centrocampo della Juventus, ce l'ha. Ci vediamo stasera, forza Juve. Speriamo che almeno contro lo Spezia possa essere sufficiente avere il centrocampo che ci ritroviamo. Caro Luke, i numeri non mentono mai e tu sai quanto a me piaccia estrapolare le statistiche per poi andarle a contestualizzare nella giusta situazione. Di questi numeri che tu ci stai dando e per i quali ti ringrazio perché credo tu abbia fatto veramente un ottimo lavoro, come ti ho detto in privato, vorrei porre un attimo l'attenzione su due temi in particolare. Il primo è quello relativo al nome di Miralem Pjanic, con quello 0,35 che lo pone così in alto in classifica, addirittura sopra ad Andrea Pirlo. Adesso, per carità, non voglio assolutamente paragonare i due giocatori e metterli sullo stesso piano, però questo fa capire quanto il bosniaco fosse presente in zona gol, il suo aiuto proprio in zona gol, e questo probabilmente giustifica anche il fatto che Allegri abbia insistito così tanto con la dirigenza quest'estate per avere il bosniaco a disposizione nella rosa di quest'anno, di questa stagione, proprio al fianco di Manuel Locatelli. Il secondo tema invece è quello relativo a Weston McKennie. Nonostante si parli tanto, no, di questo giocatore per le sue vicende extracampo e nonostante le sue bravate, diciamo così, sapete quanto io stimi questo ragazzo, e con questo 0,20 ho proprio la dimostrazione che nell'era post Marchisio, Vidal, Pogba, Pirlo, questo è veramente il centrocampista numero uno che la Juve abbia avuto in rosa. E quindi non mi spiego, con questi numeri davanti, nonostante ne avessi già la percezione, già la sensazione, non mi spiego come questo giocatore possa continuare a far panchina
per lasciare spazio a due giocatori come Bentancur e Rabiot che invece dal punto di vista dell'apporto di gol sono veramente nulli. Intanto Lu, complimenti per il lavoro di ricerca, va a sottolineare una cosa, ovvero che questo centrocampo è realmente deficitario da ogni punto di vista offensivo, quindi produzione offensiva quasi nulla. E con Ronaldo che manca è un bel casino, perché quei famosi 30 gol da rimpiazzare è complicato andare a rimpiazzarli con la resa dei centrocampisti. Si deve aprire anche una riflessione legata al fatto che l'allenatore non può cambiare le sorti di una squadra. Se una squadra è poco tecnica, ahimè un allenatore sposta poco. Quindi forse è bene concentrarci non più sull'allenatore basta, ma anche sulla tecnica dei ragazzi. Anch'io penso come Luca che uno dei problemi attuali, forse il più problema più grande, sia il centrocampo. Manca un vero leader di reparto, abbiamo secondo me dei buoni giocatori di contorno, ma manca veramente il Pogba della situazione, il Milinkovic-Savic della situazione, che possono andare a incrementare sia gli assist che i gol da centrocampo. Io penso che il vero stacco ci sia stato nella stagione in cui è arrivato Gonzalo Higuaín, quindi è andato via Pogba, è arrivato Higuaín, è arrivato Pjanic, ma non è in quella stagione che secondo me abbiamo avuto dei reali problemi a centrocampo. Infatti, come vediamo dai dati, i gol dal reparto ci sono sempre più o meno stati. Il problema è negli anni a seguire, la Juventus non ha investito decentemente sul centrocampo e quindi è rimasto il solo Pjanic che, pur criticato, ha fatto valere i numeri tra assist e gol su punizione. Negli ultimi anni, secondo me, è naturale anche che nel centrocampo siano diminuiti i gol, cioè non avevamo più un giocatore che batteva le punizioni, gli angoli erano battuti comunque da degli attaccanti, quindi un calo lo do a quello, ma sicuramente c'è tanto, ma tanto da migliorare. Allora, innanzitutto mannaggia a te per avermi fatto ricordare questi dati di cui io sinceramente mi ricordavo il numero di gol, ma anche l'assist fa veramente male, soprattutto vedere le doppie cifre in gol e in assist di certi centrocampisti, cosa che ad oggi non arriviamo nemmeno con la somma tra gol e assist, cioè 5 gol e 5 assist sarebbe già tanto. L'ultimo centrocampista che ricordo appunto per numeri elevati, come mi hai fatto vedere dalle tue grafiche maniacali, è Pjanic. Tutto ciò si spiega aver assunto con gli anni giocatori o attaccanti sempre più che giocano meno per la squadra, o almeno bravi nel fare sponde e giocare in un collettivo, perché questo viene a mancare anche per la qualità dei nostri centrocampisti che si è abbassata. E l'unico attaccante nostro che può in questo momento, secondo me, permettere ai centrocampisti di segnare è Paolo Dybala, perché è il centrocampista nostro che si, l'attaccante nostro che si abbassa al centrocampo e permette gli inserimenti dei centrocampisti. Io penso che su questo ci lavorerà tanto Allegri e sicuramente il nostro futuro, se in questo momento in attacco ha come valori di punta Morata e Ken, dovrà dipendere dal nostro centrocampo. È normale che la Juventus, non trovando i gol in questo centrocampo, non potrà puntare alle prime tre, secondo me. Artebo, veradie.